Valtellina super protagonista nella prima prova dei campionati societari regionali di cross, andata in scena domenica ad Arcisate in provincia di Varese. La compagine femminile della corsa in montagna valligiana ha infatti sbaragliato la concorrenza, dominando in un settore ben diverso da quello in cui è solita gareggiare. Sui 7 km da tracciato disegnati sui prati varesini, doppietta griffata atletica alta Valtellina, con la britannica Amy Collins da subito in testa davanti alla compagna di team Elisa Desco. Sul terzo gradino del podio, altra firma valtellinese grazie ad Alice Gaggi, da poco tesserata con la società bergamasca Re Castello. Non da meno è stata la neomamma Valentina Belotti, anche lei portabandiera dell'atletica alta valtellina, capace di conquistare la medaglia di legno. Bisogna arrivare alla quinta piazza per trovare l'unica specialista della pista, ovvero Elisa Cova, portacolori del CUS Pro Patria a Milano. E se il vero protagonista è stato questo quartetto tutto valtellinese, da non dimenticare sono comunque tutti gli altri portabandiera dell'atletica alta valtellina, Unione Sportiva Bormiese, CSI Morbegno, GP Santi Nuova Olonio e Varchia Venna, che hanno preso parte alla manifestazione, presenti in buon numero in gran parte delle categorie. Il 7 febbraio ci si sposterà invece a Brescia, in località Badia, per la gara finale dei campionati regionali di corsa campestre, validi anche come prova individuale, dove l'atletica alta valtellina al femminile cercherà di portare a casa il sigillo regionale. La finale nazionale è invece in calendario per il 21 febbraio a Gubbio, in provincia di Perugia.